Eccoci qua, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare spedire subito dei pacchi. Iniziamo il video con la spedizione. Guardate un po' quanti pacchi. Ecco, questo è vinto, questo è subito, questo è reso. Sì. Tutto bene? Sì, sì. Poi ho subito indossato questa collanina, che secondo te però mi sta un po' larghetta. Però non mi sta male. Poi l'avete già visto nel video, perciò. Quindi praticamente dicevo che ho messo questa gonna qua, che sicuramente questo video uscirà dopo il video haul in cui ho fatto vedere questa gonna, quindi se volete vederlo andate a vedere meglio. Adesso andiamo a spedire i pacchi già messi qua dietro. Poi ho notato che adesso Vinted è un periodo un po' così fermo e ho deciso di vendere alcune cose su Subito, invece lì un po' si è sbloccato, cioè nel senso quella stessa cosa su Vinted facevo un po' fatica a venderla, l'ho messa su Subito, tipo un paio di scarpe un po' usurate, vecchie così, e nel giro di una settimana comunque l'ho vendute. Perciò ho pensato, vabbè, magari provo a trasferire alcune cose, cioè le lascio sia lì che di qua, che dove le vendo prima, poi dopo le tolgo dall'altro sito. Perché ho visto che comunque io, perché principalmente su Subito ho venduto sempre cose che costavano un po' di più, tipo ad esempio ho venduto rasoio, poi ho venduto una bicicletta, poi avevo messo anche l'annuncio della macchina, perciò ecco cose un po' più costose. Invece il vestiario l'ho sempre venduto su Vinted, però ho visto che comunque c'è la categoria vestiario, scarpe così, e quindi ho detto vabbè, perché non provarci. Ho provato anche a mettere un libro, però vediamo i prossimi giorni, e al momento ho in vendita anche una chitarra classica che non mi ricordavo di avere, e invece adesso, cioè spulciando così, mi sono ricordata, e siccome che io non la uso perché era quando ero piccola, perciò ho detto vabbè, vendiamola, magari a qualcuno serve, visto che è in buono stato, ha solo due piccoli sfregetti, però è in buono stato, ha anche la custodia integrata e il due plettri, perciò un prezzo più che ragionevole. Poi stasera ceneremo fuori e niente di che, insomma è così. Eccoci qua, siamo venuti in mezzo a un campo di girasoli. In questo campo di girasoli, qua è solo girasoli. Vabbè, perché voglio fare qualche foto. Ecco, io le faccio io le foto. Sì, le sei tu il fotografo, sotto il mio consiglio. Abbiamo trovato un po' per caso, perché noi andavamo così a caso per lungo... Vedevamo i campi in giro da lontano. Vedevamo i campi e vedevamo un campo. Vedevamo un campo, dice dai andiamo lì, come si fa ad andare lì? Ma può ha senso, vediamo il campo e lo raggiungiamo. Questo qui secondo me è perfetto, perché praticamente abbiamo comunque su strade secondarie, quindi che non le passano tanto quelle di campagna. Praticamente abbiamo lasciato la macchina qui dietro, quindi è come se ci fosse uno spiazzo, e poi qui appunto si cammina, e qui mi sono messa proprio all'interno, cioè sembra proprio fatto apposta come base per fare una foto, per fare appunto le foto con i girasoli. Finalmente abbiamo trovato un campo, dopo tanti anni che lo cercavo, un po' decente, perché quelli che trovavamo in giro erano un po' sul lungo la strada, un po' così. Questo è molto decente, molto carino, quindi veramente se devo fare qualche foto vengo qua. Anche tu fai le foto? Sì, caldo. Ma dopo non dove metto? Guarda quanto viene belle. Certo, hai l'iPhone. L'iPhone. Comunque l'iPhone. Non mi ricordo mai che iPhone hai tu. Il 14, l'ultimo. Eh no, la sigla. Plus. Ah, Plus. Perché mi viene da di X, XS? X è quelli vecchi. Quello Plus, io invece ho 12. Te sei degna che lo compri nuovo. Dei piallo nuovo, dei piallo. Va bene, dai, ti faccio anche da te qualche foto. Nonna. Non vuoi? Con la camicetta nuova? Fammela. Dai, dammi il telefono. No, parli col tuo. Buonasera, oggi ci siamo scambiati i ruoli. Lei guida e io guardo e faccio il video. Vedo proprio, cioè proprio in modo anche di tenere il suo telefono, pare che stetti lì un sacchetto. Perché lo tieni così? Lo devi tenere bene. Mi sembra tutto. Ma sì, come lo tengo io? Poi lo tengo così, no? Ma che ne so? Vabbè, comunque, qui dalle nostre parti c'è il concerto di Zero Vero, però noi non andiamo perché non siamo fan. Chi siamo? Dai, quindi andiamo a fare una cosa. Però c'è traffico. Mi casca. Oh, state, tiralo dentro per piacere. Guarda. Solo che dobbiamo andare a fare una passeggiata. Anumana, come al solito. Sì, infatti ormai mi ha preso le
è chiuso. Ma perché metti inquadratura? Senti, fa l'inquadratura del... Veramente? Eccola! No. Ma non è un inquieto, non è... Senti, il telefono lo tengo così. Che cambia? No, allora il problema, dai, che Alea comunque riesca a parlare bene mentre guido, perché purtroppo c'è una fila di Dio, non so stare. Non si dice quel nome. No. Cioè, io allora proseguo, che faccio? Proseguo. Tanto andiamo. Non vedo qua. La gente torna cose. Indietro. Si capisce manco cosa c'è. Abbiamo fatto una cenita. Siamo in fila, ma non sappiamo se per un incidente. Oggi guido oppure... io, però sinceramente non ho voglia di guidare, quindi. Panne, perché oggi non guidi te? Oggi tocca a te, perché domani guido io. Vabbè, dai, amici, ci sentiamo domani. A domani, ciao. 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 Buongiorno, eccoci qua. Secondo giorno. Del weekend. Niente, praticamente dopo la fine ieri sera, quella coda, ci eravamo lasciati che c'era quella coda, ma in realtà non c'era successo assolutamente niente, soltanto che si creavano queste code in quelle zone più o meno limitrofe, perché c'era il concerto di Tiziano Ferro e quindi ha creato un po' di rallentamenti lungo le strade. Vabbè, dopo abbiamo fatto la nostra passeggiatina serale in tranquillità e in santa pace. E niente, quindi eccoci qua. Siamo a casa. Sì, sì, infatti. Prima tappa, benzina. Carburante, vero? Sì. Gasol. Eccoci qua. Self service. E oggi andiamo al mare. Facciamo, dopo tanto tempo, una giornata di mare intera. Non siamo abituati. Stamattina ho un po' di mal di pancia. Praticamente facciamo una giornata di mare tutto il giorno, andiamo in uno stabilimento balneare lontano dalle nostre zone, dopo vi farò vedere. Pensavamo verso Grotta a Mare perché ci siamo stati una volta e ci è piaciuto molto la spiaggia. Comunque io sinceramente devo fare la tinta, perché qua vedo che si è schiarito abbastanza il sole, mi ha schiarito molti capelli, sembrano un po' arancioni, non mi piace, quindi penso che prima, comunque in agosto sicuramente, cioè prima di partire, mi farò una tinta. Adesso vediamo quando la comprerò. E oggi è caldo e poi la settimana prossima sarà veramente caldo. Vabbè, questo video comunque uscirà le settimane seguenti, perché ci sono altri video che devo mettere, cioè che ancora devo pubblicare, perché sono video un po' più vecchi, però comunque piano piano li pubblicherò tutti. E questo video non so sinceramente quando uscirà, penso tra 2 settimane, boh, vedremo. E quindi faremo una giornata di mare, ci siamo portati comunque delle focacce che abbiamo preso ieri. Poi vedremo, insomma, cosa mangeremo, cioè penso che mangeremo queste focacce, poi alla più brutta prenderemo anche qualcos'altro, anche il caffè sicuro, perché senza caffè non vivo, proprio veramente non esiste il caffè. E a pensare che io sinceramente non, il caffè non lo bevevo mai, poi dopo, visto che comunque mi addormentavo spesso, perciò ho detto vabbè, adesso comincio a prenderlo, e perché veramente sennò non riuscivo a fare niente. Infatti il caffè un po' aiutato, certo non è che ti risolve chissà quanta situazione, però ci sono quei momenti in cui veramente ti senti di addormentarti da un momento all'altro, prendi un caffè e in quel momento ti risveglia, ti ricarica, ti dà l'energia. Poi con questo caldo e prossima settimana veramente le temperature si alzeranno tantissimo, perciò. Bene, prepariamoci al peggio. Comunque adoro questi orecchini, veramente li sto adorando, di Shein, veramente li consiglio tantissimo, cioè comprate il set di orecchini Shein, perché io non so, tipo questi set così nei negozi normali non ho visti, forse ce l'ha H&M, H&M, poi chi ce l'ha, Stradivarius, Bershka, però così proprio particolari no.
Comunque guardate questo riflesso che non mi piace. Benzina fatta. Gasolio fatto, pronti. Mi dà un po' la pancia. Non mi mangio. No, perché non sono andata al bagno. Quindi le adoro, le consiglio. E poi ieri ho indossato quella gonna di Shein. Allora, indossandola così per parecchie ore, mi sta un po' larghina. Avrei preferito forse che fosse un po' più stretta. Sicuramente sarebbe stata perfetta, però non possiamo avere tutto perfetto, perché tanto purtroppo, sai, le cose di Shein, le taglie sono un po' strane, anche se è un XS, però comunque dipende, ha delle misure che non lo so, forse devi prendere nella sezione petit, dovrei prendere, però dopo c'è il problema della lunghezza, perché comunque non è che so così basta. Però vabbè, comunque la indosserò sicuramente, senza ombra di dubbio. E poi che volevo dire? Niente. Quindi iniziamo la giornata con questo sole. Andando al mare. Non vedo l'ora che arriva agosto, voglio partire. Tu? In vacanza, prima. Morire caldo. Esatto. Salmone spiaggiato. Sei io il salmone? Sì. E io che sto? Eccoci. Siamo qua, alla fine siamo venuti a San Benedetto. San Benedetto, stabilimento La Conchiglia si chiama? Esatto. Cioè, perché dovevamo una grotta a mare, però non lo so, abbiamo proseguito e niente. San Benedetto stava attaccato. Quindi. Abbiamo detto, vabbè dai, andiamo a San Benedetto, siamo qua nello stabilimento e l'acqua è stupenda. E praticamente c'è il fondale basso e quindi tu cammini fino al largo e non ti fai proprio il bagno, sei solo per bagnarti le gambe. Vero? Dai, dormi. Stiamo andando a prendere la macchina. Sì, dai, andiamo a prendere la macchina. Mamma mia, che caldo. Mamma mia, dopo vi spiego meglio perché siamo a piedi. E non nel monopattino. Eccoci. Adesso eccoci, belli, rossi, neri, accaldati. Alla fine comunque siamo, non so se l'ho detto, siamo venuti a San Benedetto, sì, forse l'ho detto prima. E poi vabbè, sì, credo che l'ho spiegato bene, sono fuori citrullita. Il sole è stanco abbastanza. Sì, praticamente oggi ci siamo portati 4 pezzi di focaccia, però in realtà ne abbiamo mangiato solo una a testa, perché quella focaccia, quella tipo barese, un po' pesantuccia, piena d'olio, buona però pesantuccia. Quindi non avevamo così fame, poi è caldo, sudo, tutto quanto. Abbiamo bevuto tantissima acqua, ci siamo portati 2 bottiglie d'acqua. Abbiamo bevuto. Abbiamo finito poi anche la bottiglia di Coca-Cola. Poi siamo andati verso il centro di San Benedetto. E abbiamo praticamente, volevamo mangiare qualcosa, però è comunque caldo. E quindi io volevo un gelato, però a te il gelato non ti piace, ho preso la granita. All'anguria, dopo mi ha ispirato anche a me, ho preso la granita all'anguria. E quindi adesso devo andare al bagno perché c'è acqua. E adesso ci fermeremo. Sì, sì. Quindi, comunque è stato bello qua perché abbiamo scelto lo stabilimento che non conoscevamo proprio, perché qua non ci siamo mai venuti al mare, ci siamo venuti a fare una passeggiata, ma al mare proprio mai. Abbiamo scelto questo stabilimento che si chiama La Conchiglia. Bagni 1951, molto carino. E quindi, cioè, penso, abbiamo speso, dai, diciamo anche quanto abbiamo speso. Abbiamo speso 35 euro, quindi 15 euro a testa,
prezzo, vabbè, tanto i prezzi penso che più o meno si aggirano intorno a questa cifra, chi più chi meno, però siamo stati benissimo perché poi erano anche abbastanza distanziati, quindi c'era spazio per tutti, perché a noi non ci piace tanto gli ombrelloni quelli appiccicati degli stabilimenti, troppo ravvicinati, non ci piacciono. Quindi praticamente stavamo lì, prendevamo il sole, poi andavamo lì nel mare, giù al mare, e lì dopo c'è la parte che praticamente c'è il fondale basso, quindi noi camminiamo lontano e non ti fai propriamente il bagno, ma ti arriva solo, ad esempio, me fino alla vita, quando più vai là, più è così che cammini sulla sabbia dentro il mare. A me mi piace tantissimo questa cosa, perché almeno se non voglio fare il bagno non ho problemi e posso lo stesso comunque stare in acqua ma non fare il bagno, e io lo preferisco rispetto a dove siamo noi, nella parte della Riviera del Conero, che purtroppo lì devi fare, se vuoi stare in acqua devi fare il bagno completamente, invece questa Riviera delle Palme no, non lo sapevamo. Se passeggia in mezzo all'acqua. Esatto, poi noi siccome che siamo abituati ad andare nel monopattino, anche per una questione di comodità, perché andare da una parte all'altra tante volte non ci va di camminare e siamo anche stanchi. Lontano, per determinare anche il tempo. Allora noi normalmente, cioè non, comunque capita che comunque usiamo il monopattino in due, qui c'era i vigili. Ci ha visto, noi siamo scesi prima e ha detto che non potevamo andare perché è sanzionabile. Adesso va bene, sanzionabile tutto quanto, però non siamo d'accordo, perché se noi ci andiamo in modo consapevole e responsabile, secondo me non è un problema. Il problema è chi veramente va sopra il monopattino e fa le cavolate, quello sì che ti fai male, puoi fermarne qualcun altro, ma andarci consapevolmente sapendo di quello che stai facendo, secondo me non ci trovo nulla di male, e non capisco perché poi ci dobbiamo andare di mezzo tutti quanti, vero? E quindi allora ce l'abbiamo fatta tutta a piedi. Io ho detto, dai, un pezzo piccolino era. Lo so, ma sanzionabile. Vabbè, comunque dopo non ci ha detto niente, quindi è stato tolto e basta. Adesso andate su internet quanto costa questa sanzione. Va bene, comunque noi ritorniamo a casa perché siamo stanchi. Stanchi e rossi. Tutti rossi siamo. Va bene, allora niente, il video finisce qua e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao. Perché fai sempre questo? Vabbè.